qui c'è anche la sbarra che viene messa di traverso quando la neve non permette la salita sul Gavia. Oggi l'abbiamo trovata aperta. Laggiù si intravede la salita, i tornanti che portano al Gavia. A dopo. Un'altra duna rampa e altri ciclisti. Ho appena superato un tratto a 14%. Ora posso un poco respirare e guardare il Gavia innevato. A mio lato vedo delle rocce strane. Secondo me queste rocce sono state corrose dal tempo. Lungo la parete della montagna si intravedono dei rivoli di acqua. Sono le acque sciolte dalla neve lungo la cima. A dopo. Sono al 20° chilometro con dei ciclisti. C'è un tornante sulla sinistra e un cartello che dice guidare con cautela per 5 chilometri. Sulla mia sinistra il tornante è la strada che si inerpica. A dopo. Vamos, Antonio. Hola. Venga, ánimo. To accumulate all the day. And the legs are... Un tratto senza parole. Ho appena superato un tratto al 15%, adesso ce ne sono un altro al 13%. Venga, Antonio. Sto con un amico Alvaro Abuscar, amico di Facebook. Da coraggio. Sì, con Antonio Marcello, la leggenda del ciclismo. Come va Alvaro? Va bene. Adesso va bene. Ok,
bicica un po' d'italiano. Ok, a dopo. A questo punto mancano 4 km alla vetta. Come si può notare, vi è uno sparpaglio di ciclisti. Colombiani! Vamos Antonio! Fanno tutto il tifo per me, lo sparpaglio dei ciclisti. In questo punto, in una tappa del Giro d'Italia, in una giornata di tremenda bufera, Quintana si avviò in discesa a conquistare la sua maglia rosa, staccando i suoi rivali che lo accusarono di essersi avvantaggiato in un tratto dove gli altri si accingevano a rifornirsi di indumenti. Le nevi del Gavia col suo ghiacciaio in alto. A dopo. In questo momento con me è un colombiano, a dopo, mancano 3,5 km alla vetta, la strada fa schifo, si sobbalza, a dopo. Mancano 2,5 km alla vetta, al rifugio. Il cartello, non so se siete riusciti a vederlo. Qui la strada spiana un poco, anzi spiana, lascia respirare. A dopo.
Rifugio Perri. Lì c'è un ghiacciaio, si può notare benissimo. Sparpaglio dei ciclisti. A dopo. Ho rallentato per far notare il cartellone. 24 chilometri sono stati percorsi da giù fino a questo punto. A dopo. L'aria si è fatta frizzante, si respira in modo più affannoso per l'altitudine e l'ossigeno che manca. Ciao! Hola. Siamo al chilometro 25. La strada è sempre pessima, mi trovo sulla mia sinistra la neve, guardate che strada, a dopo. Sulla mia destra neve, sulla mia sinistra un laghetto, come si può notare anche ghiacciato, in parte ghiacciato. Sulla mia sinistra sempre il lago ghiacciato. E lì in fondo il Passo Gavia, un'altra avventura sta per terminare. Ecco pure Ballani, il sosia di Ballani, Alessandro Ballani!
Va! Stiamo per passare nella provincia di Brescia. Lì è indicato, ecco qui, Rifugio Gavia. Passo Gavia, 2652 sul livello del mare. Laggiù è la Val Camonica. E di fronte si va nella provincia di Sondrio. Qui c'è un cartello che dice punto di controllo. Qui sembra la festa dei ciclisti e dei motociclisti.